si cambia Salvini nulla. Ha espresso timore che il rinvio al 2020 sia un escamotage. Salvini ha risposto sulle CAX? Si informi prima di che cosa parla. Poi altra domanda. Ma dice che è un escamotage per non far scannare PD e Movimento 5 Stelle. Si informi prima di che cosa parla e poi faccio una discussione su me. La sua maggioranza è in fibrillazione, leggiamo sui giornali, siamo a un passo dalla crisi, Presidente. No, adesso ovviamente siamo in dirittura finale, quindi ci sono tanti emendamenti su cui dobbiamo trovare un'intesa, perché ovviamente ci sono anche diverse sensibilità, ma come sempre opereremo una sintesi, e la sintesi non sarà per favorire una singola forza politica rispetto alle altre, ma sarà per favorire l'interesse degli italiani. Quindi ci metteremo di fronte a un tavolo. Ieri, come sapete, sono stato alla NATO, al vertice NATO, non potevo mancare, ma oggi sono a lavorare per questo, per trovare una sintesi e trovare le soluzioni migliori nella diversità di opinioni rispetto a quelli che sono gli interessi generali, gli interessi degli italiani, per rendere questa manovra sempre più sostenibile, sempre più utile agli italiani. Presidente, no, l'ILVA, siamo tornati al 4 novembre. ILVA è l'ultima domanda. Allora, per quanto riguarda l'ILVA, il progetto che è stato anticipato ovviamente in un incontro, è stato meramente anticipato, un primo progetto non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario, lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere, e ci riusciremo. Grazie.